Italia Leadership Event, tu sei considerato il leader storico del tuo gruppo. Cosa vuol dire essere leader? Che cos'è leadership secondo te? Ma insomma, essere, diventare, riuscire ad arrivare a quello che hai sempre desiderato, realizzare un sogno, no? Un sogno e poi portarlo avanti, insomma, con una grandissima passione. Questa è la passione che ti fa diventare leader, perché io credo che ci deve essere, no, questa grande porzione di passione, però non si parla mai della quantità della passione che uno ci deve mettere, no, per realizzare i propri sogni. Allora, la quantità della passione è un po' come il motore, no? Il motore di una macchina. Ci sono i motori da 500, motore da 1100, fino ad arrivare ai motori del Ferrari, no? Devi decidere tu quale motore vuoi essere. Allora, se hai una quantità di passione così forte per diventare appunto leader, allora lo puoi diventare se hai il famoso motore della Ferrari. Allora sei in Formula 1 e allora a quel punto puoi pretendere di diventare leader. Solo così, perché altrimenti nella vita non succede nulla. No? Perché si parla di no, l'importante è la passione, ma la quantità della passione è importante, perché altrimenti, no? Questo credo che sia la grande La quantità differenza. di energia che ci vuole, che bisogna mettere Beh, dentro. insomma, quando c'è questo grande motore, è chiaro che poi tutto il resto viene di conseguenza. L'energia, dobbiamo mettere l'energia giusta per fare sì che le cose accadano. E poi io devo dire che ho imparato, una delle poche cose che ho imparato, no? Che quando esiste insomma questa grande cosa, forza, no? Che senti dentro, che è inspiegabile, no? Perché ognuno può amare qualsiasi cosa, no? Può amare di diventare qualcuno o qualcosa, però accade questo quando dentro c'è questa spinta. Ti devo dire come io ho scoperto di avere questa grande passione, no? E te lo raccontavo in macchina Mi ha l'altra fatto un sera. interessantissimo No, meeting in macchina davanti al mio ufficio, parcheggiato in doppia siamo fila. visti, ma vediamoci, beviamo un caffè insieme, solo che lui ha questo ufficio bellissimo, Però diciamo, in una Piazza zona dove il 5 Giornate, che parcheggio non lui non è si proprio può esattamente. parcheggiare, no? Allora ci siamo visti in macchina, abbiamo fatto questa chiacchierata. Bisogna anche scoprire, no, dentro di noi qual è la vera strada, che cosa desideriamo, cosa vogliamo fare nella vita. E a me è accaduto così, per caso, poi neanche tanto per caso, perché un vicino di casa, quando ero piccolo, parlo di 3-4 anni, c'era uno che suonava tutto il giorno questa armonica a bocca. Io ero affascinato da questo suono, no? E a Bergamo c'è la Santa Lucia per i bambini. Io ho detto: no, io non voglio nessun regalo, voglio questo strumento, questo suono che è l'armonica a bocca. Infatti mi arrivò a Santa Lucia questa armonica a bocca, è chiaro che la prima cosa che ho fatto la misi in bocca e lì ho capito per la prima volta il miracolo, il fascino che si prova, l'emozione che si prova a trasmettere un qualcosa di te attraverso uno strumento. Quante E ne avevi? allora Quante ne avevi? neanche 4 anni, 3 anni e mezzo, 4. E lì ho detto: no, io voglio diventare, perché ovviamente ero un direttore d'orchestra, perché comunque, no, si parlava sempre di musica. Poi ho avuto un percorso diverso, ho cominciato con la fisarmonica, perché era il primo strumento all'epoca. È più facile, no? Da avere, anche per un fatto economico, perché mio padre lavorava alla Damine, io fra l'altro ero il primo di 5 fratelli, cui non c'erano anche delle grandi possibilità economiche. Per cui però l'armonica alla bocca e la fisarmonica era assolutamente accessibile, anche se è stata comprata dai miei, insomma, a rate, che costava 130.000 lire. Ed era una fisarmonica Gran assolutamente soldi, straordinaria, una eh. Stradella nera, 120 bassi, insomma, chissà di fisarmonica,
sa di che cosa parlo. E ero veramente orgoglioso di questa cosa. Da lì poi ho iniziato il mio percorso a 6 anni con la fisarmonica, poi a 9 col pianoforte e via via tutto il resto. Però ecco, io credo che sia molto importante, no, scoprire quale può essere la tua strada, la tua passione, no? Stavo dicendo appunto prima, perché non è poi tanto così facile, no? Noi seguiamo forse degli esempi, no? Adesso vanno moltissimo, no, queste trasmissioni canore, dove sì, ci sono molti ragazzi che vorrebbero diventare cantanti. Io sono ad esempio presidente della questa commissione a Sanremo che sceglierà questi 8 nuovi cantanti, e alla fine la RAI, una commissione RAI, ne sceglierà 2 di questi che saranno i 2 dei 6 giovani di Sanremo. Ecco, mi hanno informato l'altro giorno che quest'anno ad esempio ci sono delle iscrizioni addirittura più del doppio rispetto agli altri anni, no? Evidentemente queste trasmissioni stanno così stimolando, certo, molti ragazzi. E ci sono fra l'altro qui in Italia dei ragazzi che hanno una voce, ci sono dei talenti incredibili. Allora, questo non può essere per loro una grande opportunità, no? Anche il discorso di Sanremo, soprattutto, insomma, Sanremo, anche se uno si gioca in 3 minuti, no? Però insomma è sicuramente un grandissimo palcoscenico. E allora, vabbè, insomma, abbiamo parlato della passione, che sicuramente da lì parte tutto, no? Lì parte, però poi avere 50 anni di successo, mi dicevi che l'anno prossimo festeggerete 50 Nel 2016 anni. Sono 50 e questo devo dire che mi spaventa un attimo, perché non... quando mi capita di... no, sono stati fatti, credo, 3 libri della nostra storia. Allora siamo costretti, ognuno di noi, a ricordare il nostro passato, a raccontare, no, le cose che abbiamo fatto. E quando mi capita di leggere cosa abbiamo combinato, veramente mi stupisco ogni volta, perché mi chiedo come cavolo abbiamo fatto a fare così tante cose, perché in effetti uno dei nostri grandi... Ma anche come avete fatto a stare così tanto insieme, così... Beh, insomma, è difficile quello, no? Perché sai, l'Enalotto una volta nella vita ci sta, no? Un primo di classifica ci può essere, insomma, se uno ha delle capacità. Poi il difficile è appunto mantenere nel tempo, questa è la cosa più difficile. E questo si può mantenere, questa è qual è la nostra esperienza. Sicuramente ha del miracoloso, perché certe cose sono anche molto difficili da spiegare, no? Io dico sempre che è un'esperienza sicuramente musicale, perché noi abbiamo venduto oltre 40 milioni di album, che è una cifra enorme, ma al di là della nostra... 40 milioni. No, è tanta roba, tanta roba. Ma al di là della nostra esperienza musicale, che sicuramente è importante, ma io credo che ancora più importante sia l'esperienza umana. Perché rimanere insieme e 4 persone, adesso siamo in 3, però diciamo che la nostra storia importante è stata fatta con 4 persone, e riuscire a stare insieme, riuscire a fare anche delle cose importanti, con dei risultati importanti, non è assolutamente facile, perché sono 4 teste, sono 4 modi di vedere magari lo stesso progetto, ed è difficile, si discute molto, abbiamo discusso molto, insomma, anche per le piccole cose. Beh, chiunque abbia chi di voi ha dei soci qua, in attività con dei soci? Chiunque di voi sa molto bene quanto difficile sia, quindi figuriamoci in 4 così a lungo. Sì. Che cosa ha permesso di rimanere? Sono i motivi, sono veramente tanti, ci sono delle alchimie che poi siamo riusciti a perfezionare nel tempo. Ma una delle cose, infatti ti accennavo anche in macchina l'altro giorno, una delle cose più importanti quando uno decide di stare con altre persone, che possono 2 o 3, comunque formare una società, un concetto importante deve essere questo, che una qualsiasi tua idea, quando tu la porti in casa, la metti sul tavolo, no? E la racconti ai tuoi soci, la tua idea diventa di tutti. Se tu non accetti questo, è meglio che
che assolutamente smetti di avere altri soci. Non è facile, però quando scopri subito dopo che in un rapporto a quattro come il nostro, no? Da ognuno di noi da soli. Quindi primo rappresenta... step, l'ego deve andare da parte. Esatto. Perché se rimani con l'ego attaccato alle tue idee sei rovinato. Esatto. No, poi un altro aspetto molto importante che questa cosa che dicevo appunto prima, l'accetti poi alla fine, perché da solo tu rappresenti il 25%, ma insieme noi quattro siamo il 1000% e anche di più. Questo è il grande vantaggio di e il famoso spirito di gruppo non è solo una parola o una frase, in sé ha veramente tantissimi significati. E poi prima dicevo che è un'esperienza umana, perché è un'esperienza umana? Perché stando insieme con altre persone devi imparare ad ascoltare, e questo veramente molto importante, e la musica in questo caso ci aiuta molto, perché un musicista, se non so ascoltare, soprattutto o fa il solista anche in questo caso, oppure è meglio che stia a casa. E allora questo, la musica ci aiuta, insomma, ci ha insegnato ad ascoltare, ma non solo suonando, anche parlando, anche quando si pensa, insomma, di mettere insieme un progetto e di portare avanti questo progetto. Questo è un altro aspetto veramente molto molto importante, quando uno decide di stare insieme con altre persone. E poi ci sono gli aspetti anche molto particolari, perché io dico sempre, non so, a Red piuttosto che ad Odio, piuttosto che a Stefano, quando tu stai con una persona per tanti anni, io dico, vedi, c'è un particolare, che io ho la presunzione, ed è vero, di conoscerti meglio di te stesso, perché io ti vedo quando parli, come guardi, come, e tu no, io ti vedo. E allora, quando si sta con una persona per 10, 20, 30 anni, conosci ogni cosa, e c'è questa profonda conoscenza, anche questa è molto, molto, è molto importante. E se siamo arrivati fin qui è dovuto anche a questo, ma come a tantissime altre cose. E noi, andando avanti nel tempo, noi siamo nati negli anni 60, e anche questo è un discorso molto molto importante. Ho avuto questa grande fortuna di nascere in quel periodo che la musica ha cambiato il mondo. Negli anni 60 la musica è stata una vera rivoluzione, perché ha cambiato i modi e le mode in tutto il mondo. Fino a quel momento si parlava, si ragionava in un certo modo, ci si comportava in un certo modo, si vestiva in un certo modo, e negli anni 60, dai Beatles in poi, ci fu questa rivoluzione straordinaria. Allora tutti i musicisti che hanno avuto questa fortuna di vivere quel momento, è una cosa irripetibile. Sicuramente io credo che non accadrà mai più un fenomeno così grande, perché in quegli anni, io dico in 10 anni, sono state consegnate alla storia le matrici della musica, perché i Beatles sono unici, irripetibili, i Rolling, i Pink Floyd, gli Emerson, tutti i gruppi che sono nati in quel periodo hanno consegnato alla storia le matrici della musica pop, e in 10 anni. Poi sono nati i parenti, i fratelli, i fratellini, i cuginetti. Senti, quindi iniziate e esplode il successo. Quindi il primo step nello stare insieme è, si parte, siamo tutti amici, poi quando inizia a esserci successo iniziano ad esserci delle dinamiche diverse. Vabbè, torniamo dietro, per arrivare al successo noi i primi 5 anni sono stati veramente duri, perché poi fra l'altro era un mestiere, il nostro, tutto da inventare, e all'epoca il musicista, cioè la considerazione che si aveva nei confronti del musicista, uno che non aveva voglia di lavorare, cosa faceva? Faceva il musicista. Perché lui diceva, vabbè, tu suoni, vabbè, ok, ma nella vita cosa vuoi fare? No, faccio il musicista, punto. E per farti capire, no? E quante cose sono cambiate anche nei nostri confronti.
Noi abbiamo passato i primi 5 anni di grande fatica, anche se nel 68, 2 anni dopo, c'è stato questo successo piccolacchetti, però insomma, che è limitato nel tempo, non siamo poi riusciti, ecco, torniamo al discorso, a riconfermare questo successo. Addirittura nel 70 abbiamo passato un periodo veramente molto difficile, che pensavamo addirittura di scioglierci, perché rimanere in un gruppo all'epoca era molto costoso, per esempio gli strumenti che costavano veramente milioni, gli impianti di amplificazione costavano tanto, se non lavoravi non te lo potevi veramente permettere. Per cui abbiamo rischiato veramente molto negli anni 70, abbiamo fatto il primo album nel 66 per quelli come noi, all'epoca quando i 45 si vendevano a milioni, no? E non c'era un mercato di album. E la nostra prima casa discografica, che era appunto la Vedette, e invece no, fate questo album perché sarà il futuro, e fu veramente un successo, perché vendemmo all'epoca, che sono, vabbè, adesso sono veramente dei numeri piccoli, credo 15 o 20 mila copie, ed era un grandissimo successo. Poi questo piccolo Chetti nel 68, nel 70 facemmo un secondo album, Memorie, che era un po' un concept album dove raccontava la storia di un uomo, e, però non ebbe successo, era sicuramente non il nostro pubblico, per almeno dire, non era pronto per una cosa così, non andò bene, e pensavamo, come dicevo appunto, di lasciar perdere. E invece, come accadono nei film, un pomeriggio arrivò una telefonata di questo produttore, all'epoca era un produttore della CGD, la CGD era una casa discografica che negli anni 70 vendeva milioni di dischi di 45 giri al giorno, avevano tutti gli artisti più importanti e di grande, grande, grande successo. Lui mi telefonò ed è nato insomma questa combinazione, firmammo subito questo contratto con la CGD, però come CBS, perché in sé aveva la CGD questa etichetta americana. Noi come CBS facemmo subito il primo album, e dentro questo primo album c'era Tanta voglia di lei e Pensiero. Tanta voglia di lei, 1.200.000 45 giri, e 1.045 con Pensiero. E allora, dei ragazzi, che eravamo veramente delle creature, dei ragazzi come noi, perché questo è un grande successo, no? Che ti cambia la vita da un attimo all'altro, perché quando ci trovammo, ricordo che ero a casa mia con Riccardo Fogli, e all'epoca c'era questa hit parade, no? Al venerdì all'1:30, che dava proprio la classifica dei dischi più venduti. La settimana prima Tanta voglia di lei era entrato all'ottavo posto. Allora loro partivano dal decimo posto, decimo non c'eravamo, nono neanche, l'ottavo neanche, settimo neanche, sesto neanche. Io, Riccardo, vabbè, insomma, siamo usciti, oddio, vabbè, è stato un sogno, no? Perché finito anche voi, perché non era come adesso. Poi lo spillavo tipo giocatore, esatto, del poker. Non è come adesso che tu avevi già le notizie prime, anche voi eravate lì alla radio a sentire questa roba. Certo. Poi vabbè, poi l'Olimpo, i primi tre, però non ci speravamo assolutamente, terzo, secondo e primo. Vi assicuro, quando è partito l'introduzione di Tanta voglia di lei, che era al primo posto, vabbè, insomma, non è inspiegabile, no? L'emozione, adrenalina, 50.000, perché abbiamo capito che dopo oltre 5 anni comunque di grande fatica, però comunque, no? Con questa spinta che parlavo prima, e devo dire che io in questi primi 5 anni, ma anche dopo, ho conosciuto molto bene il sapore delle mie lacrime, perché questo è veramente un aspetto che è molto importante, no? Quando hai l'amore o la passione, come si diceva prima, per il tuo lavoro, che vuoi comunque, no? Arrivare, e non sempre, insomma, è facile, anzi, insomma, non è assolutamente facile, e quando trovi le difficoltà,
E, è chiaro che questo ti sconforta, no? Perché, perché è così, ma è giusto che sia così. E allora dico, il sapore delle tue lacrime, delle mie lacrime, le conosco veramente molto, molto bene. Ma anche dopo, devo dire, che è capitato spesso, no? Perché le delusioni non mancano mai, comunque, anzi sarebbe una noia mortale, non se tutto fosse, no, perfetto, tutto al massimo. Invece è bello, insomma, anche perché i momenti difficili nel lavoro ti fanno capire, innanzitutto ti rifletti, sei costretto a riflettere perché il per come di certe cose. E allora quando ci sono le grandi delusioni, insomma, è capitato anche di piangere, no? Momenti... Cosa ci vuole per mantenerlo successo? Beh, cioè, cosa ci vuole per arrivarci? No, l'abbiamo visto, grande, allora, passione, io, impegno. Guarda, io ho avuto fortunatamente dei grandi maestri di vita anche nel mio lavoro. E prima parlavo della Vedette, la prima nostra casa discografica, c'era questo maestro che noi chiamavamo maestro, maestro Sciascia, che era un grandissimo musicista, un violinista, e facemmo il primo album. Con tutta la nostra passione, con tutta la nostra volontà, voglia di fare qualcosa di importante, e lui alla fine del lavoro disse: ragazzi, tenete presente molto quello che le energie che avete messo in questo vostro primo lavoro importante, queste energie, questa passione, questa partecipazione che voi avete messo dentro qui non la dovete mai dimenticare e la dovete sempre ritrovare ogni volta che abbiate successo o no, ancora di più se avete successo, ogni volta dovete ricominciare da capo e ritrovare questi meccanismi, queste energie che avete messo in questo primo lavoro. E questa cosa devo dire che non me la sono mai dimenticato. E allora ogni volta che mi trovo a lavorare su un nuovo progetto, cerco proprio di applicare questo insegnamento, perché è molto importante, non si deve mai dare nulla di scontato, no? Tu sei lì, ma stare qui, se non lavori in un certo modo, fai presto anche a tornare indietro, no? A perdere, no? La posizione che tu hai acquisito, magari con tanta, no, magari con tanta fatica, con tanti sacrifici. E allora questo devo dire che abbiamo sempre applicato questa teoria, questo metodo.